Cireale ha istituito una task force per il controllo della tassa di soggiorno a Setaccio, tutti gli atti dal 2013. Piazza Francesco Patanea da Cireale, arrestati dei carabinieri ieri sera 3 pusher, uno di essi è un romeno. A Cireale Calcio, parola al nuovo DG Erasmo Vecchio che parla di azionariato popolare, trasformazione della società da associazione ASRL. Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di TG Reporter. Avete sentito i titoli, ma all'interno del nostro telegiornale quest'oggi andremo anche ad Aci Sant'Antonio, dove abbiamo fatto visita alla scuola pittorica incontrando i maestri Di Guardo e Nicolosi, che sono stati scelti per la decorazione di 5 frigoriferi per il noto marchio Dolce e Gabbana. Poi focalizzeremo la nostra attenzione su due importanti iniziative promosse dal Lions Club di Acireale. Il primo di questi, il convegno sulla famiglia che si è tenuto ieri sera, mentre questa mattina è stato presentato al Palazzo di Città una serie di incontri aventi per oggetto i vari rischi. E dunque, come dicevamo dei titoli, una squadra anti-evasione è stata istituita dal Comune di Acireale in merito alla tassa di soggiorno da corrispondere nel settore ricettivo. A Setaccio adesso tutta la documentazione a partire dal 2013, anno di attivazione del tributo. Costituita da Cireale una squadra ad hoc per la lotta all'evasione ed elusione tributaria dell'imposta di soggiorno. L'iniziativa è stata avviata dal settore tributi e programmazione finanziaria e viene coordinata dal dottor Gaetano Pennisi, il quale si avvale dell'apporto di 2 dipendenti contrattisti. Sarà in tal modo sviluppato un progetto finalizzato che si concluderà il prossimo mese di giugno. Lo scorso autunno una serie di accertamenti svolto a Campione fecero emergere in alcuni ambiti una evasione per oltre 1 milione di euro di mancati pagamenti al comune, per i quali venne poi disposto un piano di rientro. Per cui l'ente locale ha deciso così adesso di approfondire il tutto passando a Setaccio gli atti a partire dal 2013. Alla lotta all'evasione o elusione tributaria dell'imposta di soggiorno si aggancia direttamente l'applicazione del pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti, nelle forme dovute, per cui nell'insieme l'obiettivo del Comune è quello di accrescere così facendo le entrate tributarie e far inoltre emergere le attività sommerse. La squadra avrà inoltre il compito di verificare per il futuro la corretta applicazione da parte dei vari operatori ricettivi del pagamento della tassa di soggiorno, in ciò avvalendosi di un sistema telematico di gestione denominato StaiTour. La cronaca adesso con l'arresto da parte dei carabinieri di 3 pusher in piazza Francesco Patanea da Cireale, uno degli arrestati un romeno. Avevano scelto la zona apparentemente tranquilla di piazza Patanè, ma i carabinieri erano in agguato e così, nel momento in cui avveniva lo scambio, i militari sono entrati in azione arrestando 3 pusher, uno dei quali romeno. I carabinieri della stazione di Acireale, collaborati dai militari del nucleo radiomobile della compagnia, hanno arrestato nella flagranza un 18enne già aggravato da precedenti di polizia in materia di droga, un 18enne di origini romene e un messinese di 34 anni, domiciliato però ad Acireale, tutti ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa svolta dai militari negli ultimi mesi aveva consigliato di mettere sotto osservazione la piazzetta, poiché ritenuta una delle mete preferite da spacciatori e clienti, e il servizio ha subito dato risultati. I carabinieri hanno assistito in diretta ad una cessione di droga dai 2 diciottenni verso il 34enne, per l'esattezza 40 grammi circa di marijuana ancora da dosare e porre successivamente in commercio. Le successive perquisizioni domiciliari dei fermati hanno poi consentito ai militari di ritrovare e sequestrare altri 150 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, questo in casa del romeno, nonché altri 10 grammi sempre di marijuana e un bilancino di precisione nell'abitazione del 34enne. Il 18enne acese, assolte le formalità di rito, è stato così associato al carcere di Catania, Piazza Lanza, mentre gli altri 2, in attesa del giudizio per direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.
Ieri sera nella chiesa Madonna delle Salette Lavinaio di ACI Sant'Antonio, alla presenza del procuratore capo di Catania Carmelo Zuccaro, del comandante provinciale dei Carabinieri di Catania, del comandante della compagnia Carabinieri di ACI Reale, nonché i comandanti delle stazioni Carabinieri di Mascali, ACI Reale, ACI Castello, ACI Catena e del sindaco di ACI Sant'Antonio, Santo Caruso, è stato solennemente ricordato il 30° anniversario dell'uccisione del brigadiere dei Carabinieri Rosario Iozia, comandante della squadriglia Carabinieri di Cittanova che il 10 aprile del 1987, operante nelle impervie zone ad elevato indice di criminalità organizzata tra la Piana e l'Aspromonte, libero dal servizio, affrontò da solo un pericoloso latitante che si accompagnava ad altri malviventi, coi quali ebbe un violento scontro a fuoco nel corso del quale venne barbaramente assassinato all'età di 25 anni. Alla cerimonia in chiesa celebrata da Don Giuseppe Arcidiacono erano presenti anche i familiari del brigadiere barbaramente trucidato, la mamma, la sorella e il fratello, cognato e nipoti. A Brigadiere Iozia è stata intitolata la nuova caserma, sede del comando stazione di Via Lamalfa a Mascali. Invece a riposto, solo dopo una mattinata carica di tensione nell'area portuale del primo bacino per l'appunto a riposto, è tornata la calma. Un tunisino di 40 anni, di cui vi abbiamo parlato ieri, poco dopo le 9:30, si è arrampicato in cima al monumento ai caduti del mare di Piazza del Commercio con una bottiglia di benzina in mano, minacciando platealmente di darsi fuoco. A spingere l'uomo quarantenne sarebbe stata l'impossibilità da due anni di poter vedere il proprio figlioletto, a quanto pare affidato alla madre. Soltanto nel primo pomeriggio, ben 5 ore dopo, al termine di una trattativa dai toni anche drammatici, prima con i carabinieri e poi con il PM Agata Santonocito intervenuta sul posto, l'uomo è stato finalmente convinto a desistere. E ci fermiamo adesso per qualche secondo e riprendiamo tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale. Per la rivoluzione basta un centesimo. Ad ACI Reale arriva il centesimo, il supermercato dove le offerte sono su tutto e per sempre. L'11 aprile vieni alla grande festa di inaugurazione in via Mandorle 24. Ad ACI Reale apre il centesimo, il supermercato rivoluzionario. E per te un buono da 10 euro. Belle Époque, il piacere della tavola. Cosa vediamo di più? Dunque, oltre ai piatti di carne o di pesce cucinati con antiche ricette e presentati con modernissime guarnizioni, la pizza, come la volete, tutti i gusti. La nostra specialità è lo stocco alla messinese o ad insalata. Belle Époque! Eleganti sale utili per ricevimenti e feste di ogni genere. Ampi spazi esterni tra il verde con pista da ballo. Parco giochi per bambini. Parcheggio interno. Per il resto, basta provarlo. Belle Époque, via San Matteo 35, a poca distanza dall'uscita del casello autostradale di Giarre, imboccando la strada per Macchia. Per prenotazioni 095 779 20 10. Buon appetito! Two is better, due è meglio. Fino al prossimo 16 maggio da Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad ACI Reale c'è una straordinaria promozione. Acquistando un occhiale da vista con le lenti antiriflesso avrai, con soli 5 euro, le stesse lenti graduate per un occhiale da sole e da vista. Two is better, due è meglio. È straordinario ed è semplicissimo. Le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, finalmente le potrai avere anche per un tuo occhiale da sole e da vista con soli 5 euro. Vieni a vedere da Marchi Ottica e Fotografia Oxo ad ACI Reale in Corso Italia 18A e B. Promozione valida fino al 14 maggio 2017. Regolamento interno al punto vendita. Più di 20 anni di esperienza fanno del tortellificio al mulino il punto di riferimento per la produzione di pasta fresca con oltre 100 articoli. Ed oggi più che mai la qualità al mulino si fonde con la convenienza.
tortellini e ravioli a 5,99 euro. Gnocchi, strozzapreti, orecchiette e tagliatelle a 3,49 euro. Maccheroni a 2,49 euro. Maccheroni al ferretto a 4,99 euro. Lasagne e cannelloni pronti da cucinare a soli 2,99 euro a porzione. Il tortellificio al mulino si trova ad Acireale in via Santissimo Crocifisso 42. Telefono 095 763 3428. Si effettuano forniture per gastronomie, ristoranti, alberghi e comunità. Ben ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Varca i confini nazionali la scuola pittorica di Aci Sant'Antonio. I maestri Gaetano Di Guardo e Salvatore Nicolosi sono stati scelti per la decorazione di 5 frigoriferi per il noto marchio Dolce & Gabbana. Siamo andati a sentirli a tal proposito. Aci Sant'Antonio è la città del carretto siciliano, un'arte preziosa che sta ritrovando i giusti riconoscimenti fuori dai confini regionali e talvolta nazionali. Dopo il trapasso dei grandi maestri artisti di un tempo, il testimone è passato alle giovani leve che stanno riuscendo a tenere alto il livello di una pittura così caratteristica della nostra Sicilia. A riconoscere il talento di due artisti sant'antonesi è stata la coppia nota nel mondo della moda Dolce & Gabbana, che ha affidato loro la decorazione di 5 frigoriferi della casa Smeg in stile carretto siciliano. Un vero onore per Gaetano Di Guardo, giovane professionista che è specializzatosi in pittura figurativa dell'Accademia delle Belle Arti, negli ultimi anni ha riscoperto i valori della tradizione pittorica siciliana e si è appassionato alle decorazioni del carretto, frequentando le botteghe specializzate e imparando dai più noti maestri artigiani. È spettato proprio a lui il compito di presentare la scorsa settimana il primo frigorifero direttamente a Londra. La reazione dei partecipanti, degli invitati, un gruppo sicuramente selezionato da questa catena di negozi londinese famosa in tutto il mondo, che appunto fa riferimento al nome di Arros, sicuramente è stata una reazione molto positiva, molto attenta, molto scrupolosa anche nel conoscere una realtà che sicuramente gli stranieri non conoscono nella nostra invece realtà quotidiana siciliana. Per noi come sant'antonesi sicuramente è stata una rivincita dopo anni di sonno che purtroppo la nostra realtà è costretta a subire, avere la possibilità di riportare appunto in luce un mestiere, un'arte che appunto nel carretto siciliano fa il suo riferimento culmine nel mondo e oltre che nel nostro territorio. La descrizione del frigorifero già presentato, che viene fatto nel sito della Smeg, esalta l'arte sant'antonese. Si legge infatti: la superficie del frigorifero riproduce i colori e gli ornamenti del carretto tipico della scuola pittorica di Aci Sant'Antonio in provincia di Catania. Predominano il rosso, tonalità che rievoca il fuoco della lava dell'Etna e le tradizioni curvilinee della tradizione catanese. Ma con tanta professionalità porta la firma anche di Salvatore Nicolosi, artista amatissimo nel territorio, che ha preso l'arte della pittura direttamente dall'ultracentenario maestro Domenico Di Mauro, scomparso lo scorso anno dopo aver portato la passione per il carretto nel mondo. Abbiamo realizzato questi bozzetti, li abbiamo mandati poi a Dolce & Gabbana, quindi sono stati così accettati e abbiamo un po' vinto quello che era per noi il discorso di rappresentare la pittura del carretto siciliano su questi frigoriferi. Questa sera alle ore 18 nei locali dell'Associazione Costarelli in Piazza Duomo ad Acireale si svolgerà la presentazione del libro Presente di Fernando Massimo Adonia. All'incontro presenzieranno l'avvocato Nando Gambino, l'avvocato Dario Fina, l'avvocato Giuseppe Franchina e il dottor Alessandro Coco. A promuovere l'iniziativa Fratelli d'Italia e l'associazione La Barricata. Ed è stato convocato invece per questa sera alle 21 in seduta ordinaria il Consiglio Comunale di Santa Venerina. La convocazione è stata fatta da parte del Presidente del Consiglio Valeria Rapisarda e i consiglieri sono chiamati a riunirsi presso la sala consigliare Maria Grazia Cutuli. Tre i punti posti all'ordine del giorno, tra cui la modifica del regolamento per la concessione in uso e gestione degli impianti
impianti sportivi comunali, l'istituzione della tariffa oraria per l'utilizzo della palestra dell'istituto comprensivo di via Aldo Moro e il regolamento comunale per la raccolta integrata dei rifiuti. E come invece abbiamo parlato nei giorni scorsi, entrano nel vivo le amministrative di giugno ad Acicatena, due al momento i candidati ufficiali a sindaco, di cui Nello Oliveri e Bartolo Tagliavia, ma si aspetta l'ascesa in campo anche di altri candidati in rappresentanza delle varie coalizioni, come quella della sinistra rappresentata da Basilio Orfila con la lista Acicatena cambia con Orfila. Una lista, precisa oggi il diretto interessato, che rappresenta la continuità dell'associazione Acicatena Bene Comune, nata nel 2012 e che in questi anni, a sentire Orfila, è stata la forza extraconsiliare che con più decisione ha combattuto il malcostume e la degenerazione della politica catenota. Acicatena Bene Comune, precisa ancora Orfila, è una forza che racchiude in sé tutte le anime della sinistra catenota, mentre la lista Acicatena cambia con Orfila è una lista per Acicatena, ma se proprio si vuole dare una connotazione, afferma ancora Orfila, possiamo definirla una lista di centro-sinistra ancorata a sinistra, quindi sensibile alle tematiche della solidarietà e dell'aiuto alle fasce più deboli. E andiamo invece al Palazzo di Città di Acireale, dove questa mattina è stata presentata in conferenza stampa una serie di incontri che si terranno nei prossimi mesi e che punteranno l'attenzione sui vari fattori del rischio, a promuovere il tutto il Lions Club di Acireale. I diversi fattori di rischio, da quello sismico a quello idrogeologico a quelli invece sul lavoro alimentare e sanitario, sono gli aspetti tracciati durante la presentazione del progetto Rischi reali di una comunità di riferimento, una serie di incontri che si terranno nei prossimi mesi focalizzando appunto l'attenzione sulle diverse tipologie di rischio. Promotore di queste iniziative è Lions Club di Acireale, in accordo con il sindaco Roberto Barbagallo, come evidenziato dal presidente Mario Pavone. Le varie fonti di rischio che minacciano la nostra collettività, con la scelta di focalizzare la trattazione di questi temi sulle specificità del nostro territorio e quindi con riferimento alla realtà di Acireale delle zone limitrofe. Si partirà dunque il 13 maggio con il convegno sul clima, agricoltura, zootecnia, rischi per la salute presso la sala conferenze CREA di Acireale. Incontri studiati insieme con il Centro di Documentazione, Ricerca e Studi della Cultura e dei Rischi, di cui è intervenuto il presidente Antonio Pogliese. Il Centro di Documentazione come metodica intende divulgare la cultura dei rischi. Quindi non ha un interesse specifico sulla singola tipologia dei rischi, ma ha l'interesse a massificare la cultura della prevenzione attraverso la stima dei rischi come elemento caratterizzante la società moderna. Il prossimo convegno che andremo ad organizzare sarà sui rischi sanitari. Riteniamo che sia giunto il momento che si faccia anche un focus sul costo della medicina preventiva, in uno alla qualità della vita, in uno alla qualità. Noi non abbiamo un interesse a qualificarci esperti di un settore, ma abbiamo l'interesse a mettere in evidenza la molteplicità dei rischi, in modo particolare della società di oggi, e divulgare e massificare la cultura dei rischi. Continueremo a parlare di Lions Club Acireale nella terza parte del nostro telegiornale, focalizzando l'attenzione sull'importante convegno dedicato alla famiglia. Intanto spazio alle aziende e dopo pubblicità. È arrivato il supermercato rivoluzionario. Inaugurato questa mattina da Cireale, l'ipermercato Il Centesimo apre le porte alla convenienza. ...1500 metri quadri di qualità e reparti ben forniti, dall'ortofrutta alla gastronomia, dalla salumeria alla macelleria e ai suoi preparati. La Chicca, il panificio all'interno che offre pane caldo ogni giorno e tavolini per un veloce spuntino. Una spesa intelligente che offre la possibilità di risparmiare senza rinunciare alla qualità e ai prodotti delle grandi marche.
cortesia e qualità garantite. Per noi questo rappresenta una tappa importante, quindi l'apertura del punto vendita da Cireale in via Mandorle, perché sposta l'asset del nostro core business dalla Sicilia occidentale alla Sicilia orientale. Quindi è la prima tappa di una serie di punti vendita che ci auguriamo di aprire in un prossimo futuro. Centesimo, il supermercato rivoluzionario proprio perché si basa su una filosofia che oggi gli addetti ai lavori definirebbero everyday low price. Diciamo che anche questa definizione ci sta un po' stretta, perché letteralmente everyday low price, quindi prezzi bassi tutti i giorni. In realtà la nostra insegna offre prezzi da volantino, prezzi in offerta tutti i giorni. Quindi volendo etichettare, diciamo così, il format, lo etichetterei come everyday offer price. È importante perché apriamo un nuovo punto vendita in un nuovo mercato dove chiaramente non ci conoscono. Ci faremo conoscere sia per la convenienza ma anche per i servizi che riusciamo ad offrire all'interno dei nostri punti di vendita. Innovazione, lo shop in shop del panificio all'interno del punto vendita, che pensiamo sia un servizio sia determinante e importante, ma che offre anche una sensazione di benessere all'interno del punto di vendita, quello che possiamo definire una sorta di, diciamo così, marketing olfattivo. Il supermercato Il Centesimo in via Mandorle 24 gode di ampio parcheggio per acquistare senza stress, garantendo prezzi da volantino su tutti i prodotti, ogni giorno e senza scadenze. Devi comprare un regalo e non vuoi il solito candelabro? A 028! Non stiamo dando i numeri, ma un buon consiglio per chi deve fare un regalo d'effetto. Per lui, per lei, ma anche per voi stessi. Complementi d'arredo per la casa, oggettistica particolare per la cucina, regali ricercati, belli e stravaganti. A 028! Non il solito! Vienici a trovare. Siamo in Corso Umberto, ad angolo con via Mancini Fabio. Se un regalo è un regalo, sceglilo da noi. Visualizza il tuo obiettivo. Visualizza il tuo obiettivo. Ogni giorno pensi a come migliorarti. Quando hai deciso di iniziare il tuo viaggio, volevi superare ogni prova. Ma solo quando hai cambiato il modo di percepire il tuo mondo, le cose che credevi impossibili sono diventate possibili. Piscine Castiglione. Le Olimpiadi a casa tua. Concessionario Michele Messina, via del Santuario 4 a Cireale, telefono 328 222 44 41. Fermata Spuligni. Se non vi siete mai fermati in questo straordinario posto, fatelo. Costruito attorno a un vecchio palmento ristrutturato, Fermata Spuligni è un agriturismo dove si può mangiare al ristorante o in pizzeria, ma anche fermarsi a dormire in confortevoli camere e godersi l'aria aperta. È il posto ideale per chi vuole fare turismo rurale. Provate i nostri menù. Potrete scegliere il fisso o alla carta, con specialità ai funghi porcini e prodotti alla brace. In pizzeria tutte le pizze sono ad alta digeribilità e tra le specialità la pizza gourmet. Fermata Spuligni. Ampie sale per feste e meeting. Grande parcheggio. A Zafferana Etnea, in via Giacomo Matteotti 1, angolo via Bongiardo. Prenota allo 095 708 3625. Facciamolo per noi. Donare il sangue è un bisogno di cui possiamo avere bisogno. Il gruppo Donatori Sangue a Cireale Fratres vi invita alla donazione. Mercoledì 19 aprile, presso la sede di via Paolo Vasta 180 a Cireale, dalle 8 alle 12. Se hai un peso superiore a 50 kg, più di 18 anni e meno di 60, diventa anche tu donatore. Salva una vita. Basta essere a digiuno da almeno 8 ore e avere con te la tessera sanitaria o codice fiscale. Per info 095 763 2730. Grazie Fratres. Donare è una scelta di cuore. Te
Terza parte di TG Reporter, una riflessione sulla famiglia, quali valori oggi, un convegno che ha avuto modo di analizzare questo aspetto dal punto di vista sociologico, etico e religioso. Un convegno che, dicevamo, si è tenuto ieri durante la conferenza che è stata promossa dal Lions Club Zona 15 di Acireale. Una riflessione sulla famiglia e sui valori che vengono trasmessi ai figli in una società come quella di oggi, che sotto certi aspetti è diversa da quella di ieri. Un tema da analizzare sotto diversi aspetti, così come ha pensato di fare il Lions Club Zona 15, che ha organizzato una conferenza ieri pomeriggio dal titolo «La famiglia oggi, quali valori?» all'interno della Sala Pinella Musmeci, ex angolo di Paradiso ad Acireale. Un aspetto affrontato da diversi punti di vista, come emerso dagli interventi dei relatori, tra i quali quello religioso affrontato da Don Antonio Pennisi, responsabile diocesano per la pastorale sulla famiglia, l'aspetto sociologico messo in evidenza dalla dottoressa Margherita Matalone e dal presidente della quinta circoscrizione Vittorio Galvani. Ad introdurre il tema della conferenza, sottolineando la sua importanza nel contesto odierno, la delegata distrettuale del Comitato Famiglia Carmela Pisano. L'incontro è stato moderato dal presidente della zona 15 Silvio Cavallaro. Presenti all'incontro anche parte dei componenti dei 5 club Lions della zona 15, tra cui Acicastello, Acitrezza, Giarre, Riposto, Zafferana e lo stesso Acireale. Di quest'ultimo ha partecipato il presidente del Lions Club Mario Pavone. Un tema molto attuale e di assoluta importanza, quale quello della famiglia, sotto diversi aspetti e in particolare sotto l'aspetto etico-religioso, sotto l'aspetto sociologico e sotto l'aspetto delle problematiche familiari in ambito scolastico. Quindi nell'ambito dell'attività di servizio che è propria dei Lions si vuole dare un quadro completo delle problematiche che riguardano la famiglia e suggerire possibili soluzioni alle criticità principali che incontra proprio la famiglia nella realtà attuale. Si svolgerà domani mattina a partire dalle 9.30 la festa del dono, il tutto nel plesso scolastico di Stazzo del Terzo Istituto Comprensivo Rodari. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Acigaia, che per l'occasione donerà dei giochi per la scuola materna. E adesso spazio allo sport con l'Acireale Calcio. A pochi giorni infatti dal passaggio delle consegne in casa Acireale parla il futuro DG Erasmo Vecchio. Sentiamo. Professionismo nel mirino, gestione a 360 gradi dello stadio, progetto di azionariato popolare ed ancora scouting nell'area dilettantistica e trasformazione dell'Acireale Calcio da ASD a SRL. Sono solo alcuni dei punti espressi ieri in radio da Erasmo Vecchio, il DG designato dalla nuova proprietà di Natale Stracuzzi, ospite telefonico del programma del lunedì su Radio Etna Espresso, Bar dello Sport. A pochi giorni dall'assemblea nella quale l'attuale presidente del club, Nicola D'Amico, formalizzerà ufficialmente le dimissioni, dovrebbe essere venerdì prossimo, e a poco più di una settimana dalla conferenza stampa di presentazione della nuova accordata, il direttore Vecchio ha tracciato le linee guida del nuovo progetto, che parte subito con l'atteso salto di categoria in Serie D, già a partire da questa stagione, ancora in corso di svolgimento. Noi riteniamo che organizzare una società sportiva oggi, sì, e soprattutto se si vogliono raggiungere traguardi importanti, e occorre che ciò sia saldamente ancorato a un management valido, sì, perché solamente se c'è un management valido e quindi ha un progetto chiaro di sviluppo eccetera, chiaramente si possono raggiungere questi risultati, e questo lo vogliamo fare con una SRL che verrà costituita entro il mese. Il vostro progetto è a lunga durata, volete riportare finalmente l'Acireale nei professionisti? Assolutamente sì, io volevo solo dire questo, noi chiaramente vogliamo altro. Allora, innanzitutto partiamo dalla volontà di voler gestire lo stadio, sì, attraverso un progetto di ristrutturazione e trasformazione
in una sorta di stato di quinta generazione, sì, che diventa una struttura aperta alla città, a operatori economici e anche per organizzare eventi sportivi di primario livello. E questo su questo abbiamo già avuto un'interlocuzione col sindaco Mecereale, che ha già dato la sua prima disponibilità. Quindi su questo perché vedete, oggi le società sportive non vivono per lo più, neanche in Serie A, voglio dire, o in Serie B, non vivono dei biglietti del pubblico, eccetera, ma vivono principalmente se sono capaci di creare risorse esterne importanti, tant'è che molte società sportive hanno operato attraverso la gestione dello stadio. Sì. E noi questo vorremmo farlo da Cireale, no? Poi l'altra cosa che noi vogliamo fare è, per esempio, quello di vogliamo lanciare, dopo che verrà acquisita la SRL, un progetto di accelerato popolare diffuso, per fare in modo che il tifo, che poi rappresenta l'anima portante, diciamo, di una struttura sportiva, diventi non solo comproprietaria della stessa squadra, ma che sostanzialmente ne possa anche determinare le linee guida, no? E riteniamo che questo coinvolgimento della città e delle imprese sia necessario per fare tutti insieme un progetto di rilancio capace di portare la Cireale nelle sedi superiori. Le idee della nuova accordata, insomma, ci sono tante e sono chiare. Un ragionamento da imprenditori, ma soprattutto da uomini di sport, come lo sono stati fino a pochi mesi fa a Messina, quando poi la situazione degenerò fino alla cessione del club a Franco Proto. Ci sono state dei forti dissidi tra una parte della società, soprattutto dal direttore generale, che diciamo foraggiava e che era stato estromesso e che invece voleva in qualche modo rientrare in questo ruolo, sì, sostenuto da alcune esterne alla società, e poi c'è stata una forte influenza anche della stampa locale, dei media, sì, che hanno fomentato un atteggiamento non positivo, e il capitano Stragutti, che è una persona molto seria, ha ritenuto di non dovere stare dentro questo conflitto, e quindi ha accolto questa richiesta da parte del signor Proto di rilevare il club, di rilevare il 100% della società, e quindi ma soprattutto perché probabilmente non ci ha creduto più. I tifosi della Cireale intanto attendono il rientro in Italia di colui che sarà il nuovo presidente, Natale Stracuzzi, e si godono le festività pasquali. Al rientro infatti sarà già una nuova pagina societaria e sportiva, con le ultime due partite del campionato e i play-off alle porte. Con Stracuzzi e la sua cordata si balla, insomma, e lo si fa fin da subito. E prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani. Cielo sereno poco nuvoloso con qualche nube sparsa nel pomeriggio, temperature minime in leggero rialzo 13 gradi, mentre le massime stazionarie 19 gradi, venti deboli o moderati, mari da mossi a poco mossi. Finisce qui questa edizione del nostro telegiornale, che potete seguire anche sulla nostra pagina Facebook @espressochannel_tgreporter. Vi ricordo ogni giorno l'appuntamento con la nostra informazione alle 13:40. Da parte mia, grazie per averci seguito.